Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un gioco abbastanza particolare che si fa con due mazzi. Questo lo useremo per giocare, mentre quest'altro lo useremo alla fine, per il gran finale. Lo lasciamo qui. Bene, lo spettatore dovrebbe scegliere ora una carta da questo mazzo. Comincerei a distribuire le carte una ad una e mi farei dare uno stop. Però per fare una scelta davvero casuale, lancio i dadi. Allora, 4 più 2, 6, quindi prendiamo la sesta carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 di picche. 5 di picche è la carta scelta. Ora formerà un mazzetto composto da tante carte quante le lettere della carta. Quindi facciamo lo spelling. C, I, N, Q, U, E, D, I, P, I, C, C, H, E. Di fianco invece metterà un tot di carte casuale, quante ne vuole, quindi taglierà in un punto qualsiasi, può prenderne poche, pochissime, metà, tante, come vuole. Supponiamo tagli questa porzione, il resto non ci interessa, assembliamo tutto e andiamo a fare l'up and down shuffle, che consiste nel mettere una carta sopra e una carta sotto, una carta sopra e una carta sotto. Perfetto, ora giriamo il mazzo di faccia, la nostra carta sarà quindi di dorso, e andiamo a vedere in che posizione si trova il 5 di picche, che ovviamente dipende da quante carte ha tagliato lo spettatore. Dopodiché andremo ad escludere altrettante carte quanto la posizione e prenderemo per buono il numero delle carte avanzate. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi scartiamo altre 6 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vediamo quante carte ci sono rimaste. Quello sarà il nostro numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ok, il nostro numero è 14, la carta scelta è il 5 di picche, andiamo a prendere l'altro mazzo e se in posizione numero 14 ci fosse proprio il 5 di picche sarebbe davvero incredibile. Proviamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Incredibile. 5 di picche. Se il gioco vi è piaciuto lasciate un like, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!